Eccoci per un altro post partita, il primo, diciamo, per la stagione 22-23, anche se siamo nel pre-stagione in realtà. Mallorca-Genoa 1-0. Non mi aspettavo di vincere, non mi aspettavo in realtà neanche di prendere solo un gol inizialmente sulla carta, visto che comunque loro erano sono qualitativamente superiori a noi anche come tipo di campionato e come categoria di campionato, visto che loro sono in Serie A spagnola, noi in B italiana. Invece ho visto una squadra che, pur non essendo a ranghi completi, pur non essendo completa neanche proprio a livello di mercato, c'è ancora da lavorare sicuramente, ha reagito bene, ha retto 73 minuti, ha avuto le sue occasioni pur sprecandole, o quantomeno non riuscendo a concretizzarle quanto doveva. Ma valuto tutto questo come una prima amichevole, un'amichevole nella quale il gruppo si stava consolidando, un'amichevole nella quale il gruppo dava le prime risposte alla preparazione, e non mi sembrano risposte negative, se mi permettete. Non capisco, rispetto ma non capisco, tutti coloro che ora oggi mi dicono no, ma dovevamo vincere o dovevamo fare una prestazione migliore perché non so, comunque sì, appunto, non, questa situazione qui non era quella buona. Ragazzi miei, era la prima amichevole stagionale, perché non, io non calcolo neanche quella con Lucerna, che appunto sarebbe più per il mercato che altro. Invece valuto bene la coesione di gruppo, qualcuno che debba migliorare c'è sicuramente, qualcuno che invece sta già dando le sue prime buone indicazioni c'è, ha girato abbastanza bene la squadra, non si è arresa contro una squadra, come ho detto prima, molto più forte, ed è inutile negarlo. Niente, non mi sento di dire altro in questo momento. Aspettiamo la Lazio, anche quella la valuterò sempre con gli stessi criteri, quindi più di gruppo che dei singoli, per poi valutare, quando avremo i ranghi più completi, magari anche un mercato ancora più formato, le cose con le partite ufficiali, magari con un'altra amichevole se mai ci sarà, se no con le partite ufficiali a partire dalla Coppa Italia col Benevento. Ricordo che dopo la Lazio come live reaction non ne farò più fino a settembre, lo dico già adesso ma lo ripeterò poi anche nei prossimi post partita. Ricordo che invece i post partita continueranno a esserci, quindi stay tuned e ci troviamo alla prossima, già forse mercoledì con la Lazio su YouTube e su Twitch, e poi anche qui per il post partita di Lazio Genoa amichevole, lo ricordo, estiva, quindi non prendiamo tutto come fosse già una partita ufficiale. Questo è il mio appello a tutti voi, anche per il nostro benestare estivo. Ciao a tutti.